La sonda è proprio sotto di me. Forse sono all'ultimo salto. Non vedo ancora nulla. Danno voce alle nostre parole. La tua natura ci sarà rivelata. Accettalo. Hai abbattuto un razziatore. Potresti aiutarci a vincere la guerra. Perché te ne stai rintanato qui? Non è una guerra. È la mietitura. Allora aiutaci a fermarli. Nei cicli passati, nessuno ne è stato in grado. Le vostre stesse specie potrebbero essere annientate con un semplice pensiero. Ma tu sei diverso. Ho osservato le tue azioni in questo ciclo. Hai affrontato i razziatori senza timore e si vedono in te una minaccia. E io voglio capire perché. Prima dei cicli, noi eravamo la forma di vita più evoluta della galassia. Le specie inferiori ci servivano, adempiendo ai nostri bisogni. Diventammo sempre più potenti e ci prendemmo cura di loro, ma non riuscimmo a proteggerle da loro stesse. Con il passare del tempo, le specie realizzarono delle macchine di morte che le distrusse. E una specie morta non garantisce tributi. Per risolvere questo problema, creammo un'intelligenza con il compito di preservare la vita, a qualunque costo. L'intelligenza crebbe, studiando lo sviluppo delle civiltà. La sua comprensione si approfondì, fino a trovare una soluzione. In quell'istante, essa ci tradì. Scelse noi per la prima mietitura. Dalla nostra essenza creò il primo razziatore. Voi lo chiamate Araldo. Hai realizzato quella macchina nonostante ciò che era accaduto alle altre specie. Perché? Tu non puoi concepire una galassia che si pieghi alla tua volontà. Ogni creatura, ogni nazione, ogni pianeta scoperto divennero tutti nostri strumenti. Eravamo superiori ai bisogni delle specie inferiori. L'intelligenza
Era solo un altro strumento a nostra disposizione. E ora noi tutti paghiamo il prezzo del tuo errore. Non vi è stato alcun errore. Svolge ancora il suo compito. Come hai fatto a restare nascosto così a lungo? Il nostro sterminio non fu totale. Alcuni riuscirono a nascondersi in angoli remoti della galassia. Io sono la loro progenie. Con il passare dei cicli, le specie servitrici furono tenute sotto controllo e ogni traccia della nostra esistenza venne rimossa, come volevamo. In questo modo i razziatori rimasero all'oscuro della nostra esistenza. Oggi osserviamo tramite i frammenti per essere certi di sfuggire alla scoperta. Frammenti? Intendi dire i manufatti che abbiamo scoperto? Sono una finestra sulla galassia. Strumenti per esplorare gli eventi di questo ciclo dalla sicurezza di questo mondo. Grazie a essi possiamo osservare e studiare, rimanendo nell'ombra. Come ti ha sconfitto l'intelligenza? Per trovare una soluzione aveva bisogno di informazioni, dati fisici ricavati dalla vita organica del cosmo. Creò allora un esercito di sue pedine che esplorarono la galassia, raccogliendo questi dati. Si rivoltarono contro di noi senza preavviso, senza motivo. Ci fu soltanto il massacro. Soltanto la mietitura. Parlami dei razziatori. Ogni mietitura si conclude con la nascita di un razziatore. È perfetto nel suo essere. Ognuno ricalca l'immagine dell'araldo, la nostra immagine. Ogni razziatore ha il potere di influenzare gli organici. In infiniti cicli questa abilità si è raffinata, perfezionata, fino a dare origine all'indottrinamento. Ma qual è lo scopo di tutte queste mietiture? L'intelligenza ha un unico scopo, preservare la vita. Questo obiettivo non è stato raggiunto. Ha quindi ordinato ai razziatori di creare i portali galattici per ridurre il tempo fra i cicli e aumentarne l'efficienza. La galassia stessa è divenuta un esperimento. L'evoluzione, uno strumento. Avrà mai fine tutto questo? Non lo so. Finché l'intelligenza non troverà ciò che cerca, la mietitura proseguirà. Cosa puoi dirmi riguardo al crucibolo? Abbiamo osservato la sua costruzione in passato. Non è mai stato ultimato. Coloro che hanno tentato sono caduti comunque sotto la mietitura. La sua efficacia è sconosciuta. Ok, mi hai spiegato tutto. Ora dimmi, ci aiuterai a fermare il ciclo? Ho guardato nella tua mente. Tu sei un'anomalia, ma questo non basta. Aspetta! Il ciclo continuerà. No, tu hai osservato. Tu sai che questo ciclo è diverso. Noi sopravviveremo. Tu resterai qui per soddisfare le nostre necessità. I razziatori mieteranno il resto. Se tu mi lascerai andare, nessuno dovrà essere mietuto. Non cambierà nulla. I razziatori sanno dove ti trovi. Non puoi più limitarti a osservare. Ora devi combattere. Anche se sopravvivrai a questa battaglia, i razziatori non si fermeranno. Mai. Lasciami andare e potremo fermare tutto questo per sempre. Sicurezza è singolare. Me la sono guadagnata, combattendola fuori. Come dovresti fare tu? È chiaro che i razziatori ti percepiscono come una minaccia. Le vittorie che hai ottenuto non sono frutto del caso. Combatteremo, ma non per te, né per altre razze inferiori. Noi siamo stati i primi, la razza suprema. Noi sopravviveremo. E i razziatori che raggiungeranno questo mondo comprenderanno il nostro potere. Diventeranno nostri schiavi. Oggi pagheranno con il sangue il loro tributo.
è tornato. Pilota, qual è il nostro stato? Siamo pronti alla partenza. Non so cosa abbia fatto il comandante, ma non so sbrito. Comandante, svegliati! Sta congelando! Tutto bene? Sì, sì. Sto bene. Mal di testa a parte. È una fortuna che tu sia tornato. Cos'è successo là sotto? L'abbiamo trovato. Esiste davvero e va oltre ciò che avevamo immaginato. Valeva la pena rischiare la pelle, allora? Sì. L'abbiamo portato allo scoperto. E gli piaccia o meno, ora gioca anche lui un ruolo in questa guerra. Ci aiuterà a combattere. Sembra che tu abbia compiuto un'impresa eccezionale. Sì. Destinata a finire nei libri di storia.